processo col rito abbreviato per l'ex sindaco Maesano e l'ex consigliere Barbagallo ad Aci Catena. Stamane la sentenza. A Cireale le parole usate dal consigliere Piro sono vergognose. Il presidente del Consiglio chiede le pubbliche scuse mentre il consigliere Seminare, indignato, abbandona l'aula. Elaborato dal comune di Acireale il piano di razionalizzazione delle scuole, possibili due accorpamenti oppure una nuova istituzione. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. All'interno di questa edizione ci occuperemo anche dei festeggiamenti in onore di Santa Venera che entrano nel vivo. Torna intanto a casa il bimbo ferito, ma rimangono le decisioni prese dal sindaco in merito ai tagli relativi ai festeggiamenti. E poi parleremo di una segnalazione relativa alla presenza di una discarica nella frazione di San Giovanni Bosco, un tentativo da parte dei cittadini esasperati che chiedono di ricevere un adeguato servizio relativo alla raccolta dei rifiuti. Infine lo sport, la Cireale Calcio, dopo la conferma del tecnico catalano, arriva anche quella del difensore Dadone, mentre fa un passo indietro il portiere Ferla. Come avete sentito dai titoli, dunque, processo col rito abbreviato per l'ex sindaco Maesano e l'ex consigliere Barbagallo. Questa mattina, infatti, è giunta la sentenza. Sentiamo. 5 anni e 4 mesi di reclusione aveva chiesto la pubblica accusa. Il giudice per le udienze preliminari, Giuliana San Martino, ha invece sentenziato diversamente, riducendo a 4 anni la pena inflitta all'ex sindaco Ascenzio Maesano e all'ex consigliere comunale Orazio Barbagallo, condannati per il reato di corruzione con interdizione dai pubblici uffici, sempre per 4 anni. Condannati inoltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Disposto infine il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di 40.000 euro nei confronti del comune di Aci Catena, costituitosi parte civile nel procedimento. La sentenza, attesa da qualche giorno, è giunta questa mattina. Il processo, svoltosi con il rito abbreviato, si è basato sulle intercettazioni ambientali della DIA di Catania, che ha colto in flagranza Maesano e Barbagallo mentre si spartivano una mazzetta da 15.000 euro. Con i due era finito in carcere, come si ricorderà, anche l'imprenditore Giovanni Cerami, rappresentante di una società specializzata nella fornitura di servizi informatici. Tornando al pronunciamento del giudice, sono state rigettate le richieste degli avvocati difensori, gli avvocati Enzo Mellia, Giuseppe Marletta ed Emilio Castorina per Maesano e di Orazio Consolo e Giuseppe Di Mauro per Barbagallo, che insistevano per la derubricazione del reato in corruzione per l'esercizio della funzione. Questo avrebbe alleggerito di molto la situazione dei due. Entrambe le parti ricorreranno ora in appello. Ma intanto ad Aci Catena ieri sera si è riunito il primo consiglio comunale dopo l'elezione del nuovo sindaco Oliveri, nominati il presidente e il vicepresidente del consiglio. Intanto primo atto di indirizzo a firma del consigliere Grasso, avente come oggetto la villa comunale. Sentiamo. Prima seduta di consiglio comunale ad Aci Catena dopo le elezioni di giugno che hanno visto la vittoria di Nello Oliveri, presieduta dal consigliere anziano Giuseppe Aleo. 6 punti posti all'ordine del giorno a partire dall'insediamento del consiglio comunale e giuramento dei consiglieri eletti. Si è passati all'elezione del Presidente del Consiglio che alla prima votazione con 10 voti, quelli dei consiglieri di maggioranza, hanno visto la nomina di Nando Sapuppo della lista civica Orgoglio Catenoto. Sapuppo, 4ª esperienza in Consiglio, il cui nome alla presidenza del civico consesso circolava da qualche giorno, ha superato l'altro candidato, Franco Giannetto, esponente del PD a cui sono andati 6 voti. A tutti i consiglieri Sapuppo ha rivolto i suoi saluti nell'intento di lavorare nell'interesse della comunità. Ringrazio di cuore tutti i consiglieri comunali e soprattutto i consiglieri di maggioranza che mi hanno votato e sostenuto, ma sarò il presidente di tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza. Cercherò di far rispettare il regolamento e lo statuto del comune
e quindi mi dedicherò a tutte, con tutte le forze politiche, cercherò di avere un dialogo sia quelli che siedono in Consiglio Comunale sia quelli che sono esternamente, che ogni giorno attivamente contribuiscono a farsi alla crescita della nostra città. Maggioranza compatta anche nell'elezione del suo vice con la nomina di Rosario Sorbello. Non riesce anche in questo caso Franco Giannetto, che ottiene ancora 6 voti. Tra i consiglieri seduti tra i banchi della maggioranza spicca quello di Angelo Russo, che oltre ad avere la nomina di consigliere ha anche quello di assessore della Giunta Oliveri, come prevede la legge, con delega alle politiche giovanili, turismo, sport e altro. A chiudere la prima seduta di consiglio il giuramento del neosindaco Nello Oliveri, rivolgendo gli auguri a tutti i consiglieri e alla Giunta. Diciamo che abbiamo adempiuto anche a questo passo, non solo per forma ubbidendo alla normativa, ma col cuore, perché è un gesto d'amore verso l'istituzione del Consiglio Comunale, verso gli organi preposti al Consiglio, tant'è che il Presidente e il Vicepresidente hanno ottenuto tutti e 10 i voti della maggioranza. Un grazie va detto anche alla minoranza, che combatta, ha chiuso con 6 voti sul proprio candidato di bandiera, e permettetemi di ringraziare la città tutta, che ancora una volta, per la seconda volta nel mio caso, mi ha premiato affidandomi le sorti di Aci Catena per questi 5 anni a venire. Io spero di non deludere i catenoti, di essere il sindaco che la città si aspetta, sapendo di non avere la bacchetta magica, sapendo di avere pochi fondi a disposizione, ma con la coscienza e la volontà del buon padre di famiglia che vuole lavorare per la propria famiglia. In questo caso la mia famiglia si chiama oggi Aci Catena. Accantonato il Consiglio Comunale, giunge già un atto di indirizzo al sindaco Oliveri a firma del consigliere di maggioranza Francesco Grasso. Nell'atto si chiede la possibilità di valutare insieme alla Giunta e al Consiglio Comunale di intitolare la villa comunale di Aci Catena ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, chiamandolo Parco Falcone Borsellino. All'interno della villa è stato già collocato un monumento in loro memoria, un segno tangibile per ricordare i due, come specifica Grasso, eroi del nostro tempo, esempi che hanno lottato contro la mafia, l'indifferenza e il puzzo del compromesso, facendo in modo che chiunque frequenti questo parco, bambini, giovani e adulti, possano mantenere vivo il ricordo dei due magistrati. Intanto questo pomeriggio ad Aci Catena saranno ricordati il giudice Borsellino e la sua scorta 25 anni dopo la strage di Via D'Amelio. 25 anni per non dimenticare è il titolo della conferenza, con inizio alle 18.30 presso il chiostro municipale, dove è prevista la presenza del sindaco Nello Oliveri. A seguire fiaccolata a partire dal municipio alla villa comunale, dove il sindaco renderà omaggio a Paolo Borsellino deponendo una corona d'alloro. E dal Consiglio Comunale di Aci Catena andiamo in quello che si è svolto ieri sera ad Aci Reale: no all'antisemitismo. Raneri bacchetta il consigliere Piro chiedendo le pubbliche scuse. Ad abbandonare l'aula il consigliere Seminara. Tutto nasce da un post su Facebook, protagonista il consigliere comunale Bruno Piro, il quale, richiamandosi al disegno di legge dell'onorevole Fiano sul reato di apologia del fascismo, esprime degli apprezzamenti che il presidente del Consiglio Comunale, Rosario Raneri, giudica vergognosi. Da qui il suo intervento in consiglio. Rimane chiaro il diritto democratico di ognuno di pensarla come si vuole, su qualsiasi argomento, ma certamente è inaccettabile ed incivile che un consigliere comunale possa, sia privatamente che pubblicamente, definire un qualunque cittadino ebreo come un bastardo. Questo è illegale ed ha razzisti. Insomma, un comportamento vergognoso. Utilizzare termini che offendono un popolo come quello ebreo significa che si è rimasti insensibili agli insegnamenti della storia, che ha visto questa gente decimata, perseguitata, torturata e schiavizzata alle leggi razziali del nazifascismo. Ritengo, al di là del codice etico approvato a questo Consiglio in data 21 aprile 2016, che sia immorale offendere un personaggio politico solamente perché appartenente ad uno schieramento politico diverso e che ha purtroppo vissuto nella propria famiglia la terribile esperienza dell'Olocausto. Inoltre ritengo
da Presidente del Consiglio Comunale di tutelare il buon nome di Acireale e di questa istituzione, stigmatizzando le incredibili parole del signor Pilo ed invitandolo pubblicamente a ritirarle. Se il consigliere Pilo non ritenesse di doversi scusare ritirando le sue gravi affermazioni che incitano all'odio razziale, credo sia naturale chiedergli di dimettersi per incompatibilità con questo civico consesso. Il diretto interessato, dal suo canto, ha abbozzato delle scuse, derubricando la vicenda ad uno scherzo, ma questo non è bastato. Il presidente Raneri, infatti, aspetta che il consigliere metta per iscritto le scuse, così come peraltro sostenuto dal consigliere Salvo Seminara, il quale, non volendo interrompere i lavori consiliari per ribadire la sua indignazione di uomo prima che di rappresentante delle istituzioni, ha abbandonato l'aula in segno di protesta, chiedendo al consigliere Pilo di produrre un atto formale chiaro e inequivocabile che non lasci spazio ad interpretazione alcuna, ha detto Seminara, di scuse all'onorevole Fiano, ritirando quanto gravemente affermato nel post in questione. E sull'argomento si apprende che anche l'ANPI è intervenuta rivolgendosi al prefetto. I lavori d'aula poi sono proseguiti con l'approvazione di due debiti fuori bilancio, uno per un incidente stradale occorso a causa di una buca ad un signore, uno per saldare una ditta che forniva materiale di cancelleria al comune, un totale di spesa per l'uno e per l'altro di circa 21.000 euro. Non poteva mancare però l'accenno a uno dei più gravi problemi del momento in città, vale a dire i disagi e i disservizi che si verificano nel settore dei rifiuti e della raccolta differenziata. Numerosi consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, hanno richiesto al Presidente del Consiglio l'inserimento di un ordine del giorno straordinario e urgente in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, anche in funzione delle temperature elevate del periodo che, è stato scritto, aumentano le criticità dal punto di vista igienico e sanitario e della salute pubblica. Ed in merito all'argomento affrontato in Consiglio Comunale interviene anche il sindaco Roberto Barbagallo, che a nome dell'amministrazione comunale fa propria la comunicazione fatta ieri sera in apertura della seduta del Consiglio Comunale dal presidente Rosario Raneri. Prendiamo atto, scrive Barbagallo in una nota, delle scuse presentate in aula ieri sera dal consigliere comunale Bruno Pilo. Tuttavia il nostro ruolo istituzionale ci obbliga a prendere una posizione chiara affinché nessuno sottovaluti il peso di alcune esperienze. Acireale e gli acesi non inneggiano alle dittature. Acireale disprezza il nazifascismo e il razzismo. Da primo cittadino, continua, da rappresentante delle istituzioni, da acese, chiedo ufficialmente scusa all'onorevole Emanuele Fiano e mi auguro che grazie al suo contributo in Italia sia punito il reato di propaganda del regime nazifascista. I carabinieri di Acireale hanno arrestato Salvatore Sorbera, 39 anni, condannato dai giudici per rapina aggravata, aveva rapinato un passante in strada nell'agosto del 2015. Adesso dovrà scontare nel carcere di Catania Piazza Lanza 2 anni di reclusione. Ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. C'è tutto il sapore del mare nei piatti preparati dal ristorante Belle Époque, il piacere della tavola. Oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza, come la volete, tutti i gusti. Belle Époque, eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere, ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo, parco giochi per bambini, parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Più di 20 anni di esperienza fanno del Tortellificio al Mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità al Mulino si fonde con la convenienza.
tortellini e ravioli a 5,99 euro, gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro, maccheroni a 2,49 euro, maccheroni al ferretto a 4,99 euro, lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio al Mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue Acireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 23 luglio presso la sede di via Paolo Vasta 180 Acireale. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Salute e benessere 2.0. Da giovedì 18 maggio, tutti i giovedì alle 21.10, in replica il venerdì alle 19 e il sabato alle 16. Salute e benessere 2.0, a cura del dottor Riccardo Castro. Ogni settimana, insieme ad importanti ospiti, saranno trattati argomenti di medicina di grande interesse. Salute e benessere 2.0, su Etna Espresso Channel. Ben ritrovati, torna a casa il bambino rimasto ferito, ma i tagli decisi dal sindaco per la festa di Santa Venera rimangono, nonostante questi entrano nel vivo. I festeggiamenti di Santa Venera entrano nel vivo. Alle 18.30 dalla chiesa di Gesù e Maria in via Daffnica, dove fino a qualche ora fa insisteva una discarica a cielo aperto prima del provvidenziale intervento degli operatori, è previsto un solenne corteo processionale con l'argenteo scrigno contenente le reliquie di Santa Venera e i cerei delle antiche corporazioni artigiane. Il corteo giungerà in cattedrale per l'omaggio floreale da parte delle confraternite e l'accensione del cero votivo da parte del sindaco. Non si spengono intanto i mugugni e le polemiche di quanti avrebbero voluto una festa piena con tanto di luminari e fuochi e piromusicale. Fanno discutere, insomma, i tagli decisi dal sindaco Roberto Barbagallo, che nel nome della solidarietà con i feriti nel crollo dell'intonaco in cattedrale ha congelato le somme occorrenti per fare festa, rinunciando all'aspetto folcloristico con i fuochi d'artificio, le luminarie e l'atteso piro musicale che ogni anno richiama tanti turisti. Tutto questo proprio nel momento in cui, la buona notizia è di ieri, Giulio, il piccolo ferito nel crollo, ha lasciato il policlinico per tornare a casa. Proprio per questo molti tra i fedeli hanno accolto la decisione dell'amministrazione comunale tra i mugugni, perché più che all'insegna della sobrietà avrebbero voluto fare festa due volte, per la patrona e per lo scampato pericolo dei feriti del crollo. Il comune di Acireale ha formulato le proprie proposte riguardo il piano di dimensionamento della rete scolastica, ipotizzate due aggregazioni oppure una nuova istituzione. Si è nel cuore delle vacanze estive ad Acireale, ma negli uffici comunali si è lavorato per tenere fede alle scadenze previste dalla Regione. Ecco allora venire fuori la proposta per il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica del comune di Acireale, da attuare per l'anno scolastico 2018-2019. Esso riguarda in particolare le scuole superiori e prevede due interventi di aggregazione oppure, in alternativa, una nuova istituzione scolastica. Fra i vari parametri previsti viene sancito che le istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni inferiore alle 500 unità non possono essere più sede di dirigenza, ma affidate in reggenza a dirigenti in servizio presso altre istituzioni autonome operanti nel territorio. Sulla base così dei numeri degli alunni che frequentano le diverse scuole, sia primarie che secondarie, con la perdita nell'ultimo triennio di 500 unità circa, viste anche le proposte presentate dai dirigenti scolastici, è stato in tal modo formulato il relativo piano, anche per garantire gli studi con continuità verticale e l'alternanza scuola-lavoro.
Esso riguarda l'aggregazione al liceo scientifico Archimede del liceo classico Gulli e Pennisi e dell'indirizzo di liceo scientifico attivo da Cibona Accorsi e poi, come seconda proposta, l'aggregazione all'istituto Galileo Ferraris dell'istituto ad indirizzo economico e professionale Maiorana Meucci. Si tratta per entrambe le istituzioni scolastiche di un connubio avviato lo scorso anno e che proseguirà ancora in questa stagione, seppure non sotto il sigillo della reale aggregazione, ma come semplice reggenza. In alternativa, prevista una nuova istituzione fra il comprensivo Vigo Fucciola Spina e il liceo classico Gulli e Pennisi. A San Giovanni Bosco ho segnalata la presenza di una discarica dove i cittadini esasperati rispondono all'inciviltà con l'inciviltà e i disservizi della raccolta e dei rifiuti. Sentiamo. Piovono rifiuti su tutta Cireale. Ogni giorno ci si sveglia con qualche cumulo di spazzatura in più. Stavolta è stata segnalata alla nostra redazione una discarica a San Giovanni Bosco, un atto di inciviltà si potrebbe dire, ma anche di esasperazione. I tanti residenti infatti, che puntualmente non vedono svuotati i loro mastelli da parte della ditta incaricata, non riescono più a tollerare il cattivo odore e la proliferazione dei batteri generati dai rifiuti umidi, che quotidianamente si accatastano davanti alle loro abitazioni e individuano così delle aree in periferia dove accumulare montagne di immondizia. Non è di certo una giustificazione o un plauso all'inciviltà dei cittadini. Si potrebbe parlare piuttosto di responsabilità condivisa. Si sa che chi non riceve un servizio che gli spetta di diritto risponde sempre in modo assai opinabile. Si tratta di discariche importanti. In alcune zone, infatti, l'esasperazione dei cittadini è accompagnata proprio dalla cattiva educazione. Non solo umido, ma rifiuti di ogni sorta. In prossimità dell'Istituto Allegra, per esempio, è stata segnalata la presenza di numerosi copertoni che spaventa seriamente i residenti della zona. In questi giorni torridi, infatti, si è visto come le nostre aree siciliane non siano state risparmiate da incendi e se per caso del fuoco dovesse sfiorare i tanti copertoni, si svilupperebbero incendi di vaste dimensioni che metterebbero a rischio l'intera area circostante. È evidente dunque che la zona vada ripulita al di là delle responsabilità. Probabilmente però una maggiore attenzione e una sollecita efficienza da parte delle istituzioni preposte sarebbe il giusto esempio per chi non si risparmia nell'inquinare l'ambiente. Arrivano dei sedili in pietra lavica a Santa Tecla, un arredo urbano più consono al paesaggio e più duraturo nel tempo. Sentiamo. La piazzetta Sinagra di Santa Tecla si rifà il look. Sono stati infatti avviati stamattina i lavori per l'installazione di 4 sedili in pietra lavica che vanno a sostituire i vecchi sedili metallici, ormai danneggiati e corrosi, rimossi qualche giorno fa. Un arredo urbano che di certo si intona meglio con il suggestivo sfondo paesaggistico della scogliera lavica circostante e che agli occhi dei turisti potrà restituire maggiore dignità a questa splendida località balneare. Un intervento che verrà a costare circa 5.500 euro e questa infatti la somma preventivata nel bilancio comunale. Un obiettivo che ho perseguito sin dall'inizio del mio mandato, spiega il consigliere Lorenzo Leotta, che si spende da sempre per la frazione marinara. Finalmente le vecchie panchine di ferro, rotte e arrugginite, vengono sostituite da delle panchine di pietra lavica, adatte al contesto ed indistruttibili. Prosegue così nel migliore dei modi il percorso di riqualificazione della frazione di Santa Tecla. Da domani, conclude il consigliere, il mio lavoro sarà rivolto al prossimo step, che individuo nelle ringhiere da sostituire. Qualche altro secondo di pausa, tra poco. Avete provato l'emozione della linea Prime Emozioni? Fatelo! Adesso ci sono gli sconti dal 30 al 70% su tutti i vestiti per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, abiti eleganti, ma non solo. Anche giornalieri o casual. Prime Emozioni è la linea esclusiva di abiti da 0 a 14 anni. Vieni a trovarci. Siamo in corso Umberto 212 a Cireale. Oggi puoi risparmiare dal 30 al 70% su tutto l'assortimento. Sono Saverio Franceschini, broker di Remax Platinum. Oggi mi trovo a Scilly Candy e ho il piacere di presentarvi queste fantastiche nuove costruzioni. A pochi passi dallo splendido mare di Stazzo, in posizione centrale e panoramicissima, il Residence Miramare propone in vendita villette e appartamenti in villa dotati di ogni comfort e realizzati con le più moderne tecniche costruttive. Infissi a taglio termico di ultima generazione, riscaldamento a pavimento e l'eleganza delle rifiniture vi sorprenderanno. Prenota adesso una visita con i nostri agenti telefonando allo 095 741 02 71. Se
devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro? A 028! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 028! Non il solito! Vienici a trovare! Siamo in Corso Umberto, ad angolo con Via Mancini Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi! Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spurigni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13.30 su Etna Espresso Channel, le ricette di Casa Espedito. Lo chef Claudio Trovato realizzerà per voi i più buoni piatti di Casa Espedito, il nuovo bistrò di Piazza Garibaldi a Cireale. Proseguiamo con le altre notizie. Il Comune di Acireale ripropone pure per il mese di agosto le agevolazioni per quegli esercenti che organizzano in centro spettacoli di intrattenimento, siglato inoltre un accordo con la SIAE. Il Comune di Acireale ha riaperto i termini, questa volta però con riferimento al mese di agosto, per la concessione di agevolazione a quegli esercenti che organizzano iniziative di richiamo turistico in città. In particolare ad essi viene garantito lo sgravio del pagamento del suolo pubblico, l'imposta viene annullata per quando realizzano attività di animazione nell'area del circuito grande del Carnevale e zone limitrofe. Ai fini della concessione si tiene conto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze fino a coprire le somme previste in bilancio pari a 30.000 euro. Per quanto riguarda il mese di luglio sono state prodotte finora 7 richieste, di cui 2 però escluse non avendo al momento i requisiti richiesti. Il Comune inoltre ha sottoscritto con la SIAE un accordo che prevede un compenso forfettario univoco di 51 euro per tutte le manifestazioni ammesse a beneficio. Con questi adempimenti si vuole così vivacizzare il centro cittadino, offrendo almeno una manifestazione settimanale a turisti e acesi. E parliamo dell'assemblea Federmanager Sicilia Orientale Industria 4.0. All'interno di questo si è affrontato, tra gli argomenti, politiche aziendali, innovazione tecnologica e digitale. Politiche aziendali, innovazione tecnologica e digitale sono stati gli argomenti centrali che hanno animato il dibattito all'assemblea di Federmanager Sicilia Orientale. Industria 4.0, digitalizzazione e connessione del sistema industriale siciliano, che ha preceduto il meeting associativo dell'organizzazione. L'apertura dell'assemblea è stata affidata al presidente nazionale Stefano Cuzzilla, che in un videomessaggio ha affermato: Industria 4.0 è una grande opportunità e gli investimenti vanno fatti soprattutto sul capitale umano. Tutto riparte dai nostri giovani e come manager, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo, dobbiamo dare il meglio di noi stessi e uscire da questa crisi. I saluti sono stati affidati invece a Giorgio Abrogioni, presidente del CIDA, la Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità. Ad introdurre il dibattito il presidente di Federmanager Sicilia Orientale, Giuseppe Guglielmino, che ha dichiarato: le imprese italiane, seppur in ritardo, hanno avviato il cambiamento verso l'innovazione. In Sicilia siamo molto indietro. Nell'ultimo anno abbiamo visto sparire l'85% delle piccole imprese che non avevano neanche un sito internet. Il nostro obiettivo è portare la Sicilia ai livelli europei puntando sulla managerialità. Tra gli altri interventi, quelli di Guelfo Tagliavini, coordinatore della Commissione Industria 4.0, che ha esposto il piano nazionale su un nuovo modello di industria, di Silvio Ontario, presidente del Comitato Giovani Imprenditori, che ha illustrato una possibile via siciliana, e di Rosario Faraci, docente dell'Università di Catania, che ha parlato dei ritardi dell'Italia ed in particolare della Sicilia sul versante dell'innovazione digitale. Il piano nazionale Industria 4.0
prevede misure concrete basate su tre linee guida: operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali ed agire su fattori abilitanti. Lo sport con la Cireale Calcio, Cireale attivo sul mercato, soprattutto sul fronte delle riconferme. Dopo quella del tecnico Gaetano Catalano, infatti, sono stati riconfermati anche il difensore Benedetto Dadone, terzino under che ha ben figurato la scorsa stagione, il centrocampista Alessio Lonigro, arrivato nello scorso mercato di dicembre. Dietro fronte invece per il portiere Gabriele Ferlo, ufficializzato nei giorni scorsi, ma che ieri con una lettera d'addio per problemi personali e familiari ha dovuto fare marcia indietro. Non sarà ancora lui dunque a difendere la porta della Cireale, che a questo punto torna sul mercato per completare il reparto portieri dopo l'arrivo del giovane Fazzina. Tra i volti nuovi infine anche il giovane esterno offensivo classe 97 Giuseppe Bonaccorso. Dopo aver trascorso 4 stagioni tra le fila del settore giovanile del Vicenza nello scorso campionato, ha collezionato diverse apparizioni nel girone B di eccellenza con le maglie di Palazzolo e Real Avola. Sul fronte del ripescaggio infine crescono sempre più le chance per i Granata. Ieri infatti anche l'Ancona ha rinunciato alla Serie D aprendo ad un nuovo posto per il ripescaggio ed aumentando ancora la possibilità di ripescaggio per la Cireale. E questa sera invece primo appuntamento con Vivaci 2017, il gusto per l'estate. Musica, divertimento e anche arte caratterizzeranno la serata inaugurale al Times Coffee di Corso Umberto. Ad esibirsi Antonio Ferlito con il gruppo è Lito dei Primati Band, con lui sul palco di Vivaci anche Nuccio Palumbo, Antonio Fiore e Daniele Raciti. Una manifestazione questa che da 5 anni viene promossa dall'associazione Vivaci, presieduta dal presidente Gianluca Mangiagli e dal direttore artistico Giovanni Vasta, diretta a partire dalle ore 21 su Radio Etno Espresso, condotta da Katia Lanza e Francesco Raciti dallo studio mobile. Ed invece adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Sereno con temperature in forte aumento che vedranno le massime raggiungere i 34 gradi, le minime saranno stabili 23 gradi, venti deboli o moderati, mari calmi. E con questo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, rimandandovi all'appuntamento domani sempre alla stessa ora alle 13.40. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook e Tenespresso Channel trattino TG Reporter. Grazie per averci seguito. We'll be right back.